Fiore all'occhiello del raddoppio della strada statale 640, il viadotto Serracazzolo è un'opera sofisticata che agevolerà il transito, aumentando la sicurezza e riducendo i tempi di percorrenza. Seconda infrastruttura in Europa di questo genere, sarà lungo poco più di un chilometro e poggerà su un sistema innovativo di pilastri. Inoltre il viadotto sfrutta un innovativo metodo di costruzione a spinta che permette una maggiore precisione in fase realizzativa. E stamane la presenza dei sindaci dei comuni limitrofi e degli operai dell'Empedocle, l'impresa contraente dei lavori, è stato terminato il lavoro di spinta, che consentirà di iniziare lavori di completamento del tratto stradale che dovrebbe essere consegnato entro la fine dell'anno. E in merito all'ultimazione della fase preliminare del viadotto Serracazzola è intervenuto il project manager della società Empedocle, Pierfrancesco Paglini. Si avvicinano veramente, penso sia sotto gli occhi di tutti, insomma sia tangibile finalmente l'ultimazione di quest'opera, di tutta l'intera tratta. Riteniamo che per l'estate potremo dare questo tratto in variante, che poi di fatto è l'ultimo tratto da aprire significativo di questo lotto. E un po' anche per le vicende degli ultimi tempi ritengo che questo importante traguardo sia per il paese, insomma, per i cittadini, per noi, insomma, un importante traguardo raggiunto, un importante obiettivo, una grandissima soddisfazione. Il raddoppio della 640 presenta però dei cantieri ancora in stallo e sempre Pierfrancesco Paglini spiega quale sarà il futuro dei tratti incompiuti. Diciamo che lo stallo è di fatto risolto, sono state alcune problematiche, insomma, sono sotto gli occhi di tutti, ma il completamento dell'opera avverrà sicuramente entro l'anno. Quindi diciamo progressivamente vedete il riavvio dei lavori anche laddove vedete il fermo. In questa tratta qui in realtà non si sono mai fermati, insomma è un po', lo vedete anche da qua dando un po' una visuale dell'intero lotto. Insomma, riteniamo che per fine anno possiamo garantire l'ultimazione dell'opera.